Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi non faremo insieme una lavorazione, quindi non sarà questo un video tutorial, ma ho scelto di investire un pochino del mio tempo per andarvi a spiegare, quelli che sono i materiali che io utilizzo nelle mie creazioni e quelli che saranno i filati che io ho deciso di utilizzare per i miei prossimi progetti. Visto che molte di voi mi hanno chiesto, proprio perché utilizzo dei filati molto particolari, mi è stato chiesto da molti che tipo di filati sono, come acquistarli, le consistenze, quali altri filati poter trovare. Quindi oggi ho deciso di investire questo angolo di tempo per spiegare un pochino più nel dettaglio che tipo di filati utilizzo, da dove provengono e per farvi vedere anche i colori che ho scelto di utilizzare nei prossimi progetti. Allora, partiamo dal nome. Io sto parlando di questo negozio online www.filationline.it. Questo negozio, che è gestito dalla signora Ambra Bolinelli, che è la titolare di questo negozio, si occupa della vendita di filati in stock provenienti da una rimanenza dei magnifici che si occupano della produzione di filati molto molto particolari. Infatti, in questo negozio troverete dei filati che provengono direttamente dalle aziende di maglieria che, finita la stagione di produzione, svendono i filati in rimanenza con dei prezzi veramente molto molto più bassi rispetto a quelli che sono i prezzi che poi con i quali poi vengono venduti i filati proprio nel periodo attuale della stagione. Quindi, ragione per cui sul sito spesso troverete disponibile magari una sola rocca, che so, di un particolare colore di filato e non altri grammi, proprio perché arrivano da delle rimanenze. Quindi questo significa che non su tutti i colori, sui filati che vedete nel sito, c'è la possibilità di acquistarli in grandissime quantità, perché proprio a volte le rimanenze hanno delle quantità veramente abbastanza limitate. Su questo sito non troverete un campionario di questi filati, proprio perché questi filati cambiano di volta in volta a seconda di ciò che è stato lavorato nell'ultima stagione. Quindi, di conseguenza, una volta collegati a questo sito, non avrete una campionatura su tutti i filati che ci sono disponibili, proprio perché, essendo a volte anche in quantità limitata e non essendo poi magari di nuovo in produzione, troverete magari un filato, che ne so, come potrebbe essere questo, lo faccio solo un esempio, che terminata la stagione per la lavorazione poi non è più disponibile. Quindi, di conseguenza, su questo sito potete trovare i filati che vanno di moda nel periodo e poi, una volta terminata la stagione, magari non sono più disponibili. Su questo sito troviamo soprattutto dei filati che provengono dalle aziende che lavorano per delle grandi firme per conto di terzi. Che cosa significa questo? Che le grandi firme, che non hanno un'azienda di produzione vera e propria, personale, si rivolgono a queste aziende che curano tutti i passaggi del filato, dall'acquisto proprio del filato fino all'imbusto del prodotto finito. Quindi, su questo sito è possibile trovare, ecco perché sono così particolari questi filati, anche dei filati che vengono utilizzati per le grandi firme e quindi che hanno una resa, un effetto, un corpo del filato veramente molto diverso da quelli che sono i filati che troviamo nelle mercerie o comunque nei negozi. Di conseguenza, questi magnifici poi alla fine svendono ad un prezzo molto inferiore ed è per questo che su questo sito è possibile andare a trovare dei prezzi nettamente inferiori a quelli che si possono poi andare a trovare in negozio, proprio perché vengono acquistati direttamente all'ingrosso e non da altre case, quindi che di conseguenza si rivolgono agli ingrossi. Io vi dico questo perché adesso vi parlerò anche un pochino dei costi di questi filati. È possibile acquistare su questo sito davvero dei filati molto molto pregiati e molto molto particolari a dei prezzi che veramente rispetto ai filati che si possono trovare comunemente in delle mercerie hanno un costo molto molto inferiore. È vero che vengono venduti su Conu, quindi di conseguenza già su questo c'è una differenza, però alla fine, cioè, questi non li troverete in gomitolo, li troverete così su Conu proprio perché vengono smistati
questi stock suddivisi poi chiaramente dal negozio in rocche di vari grammi e di vari pesi, quindi li troverete con la possibilità di andare proprio anche a chiedere su alcuni di questi filati i grammi e il peso esatto che vi occorre in base chiaramente alla disponibilità che vedete riportata sul sito. Io vi voglio parlare di questi filati che utilizzo perché tanti mi hanno chiesto che tipo di filati sono, da dove provengono e per quale motivo, se sono così preziosi, hanno dei costi così bassi rispetto ad altri filati che si comprano nei negozi. Ecco, la risposta è questa qua. Proprio perché questi filati vengono acquistati in stock, già negli stock, essendo delle rimanenze, il costo viene svenduto rispetto a quello che è il vero valore effettivo di un filato. E di conseguenza, acquistandolo a prezzo inferiore, può essere venduto anche a prezzo inferiore. Solo per questo, perché si sta parlando davvero di dei filati di altissima qualità e tanti dei quali vengono utilizzati anche nelle grandi firme di moda. Allora, io ho qua vicino a me, spero che si riesca a vedere dalla videocamera perché non riesco a fare una ripresa più ampia, anzi spero si senta anche la voce perché mi sono dovuta allontanare un po' per fare questa ripresa perché ho veramente diversi filati qua con me e cercavo di farvi rivedere un po' tutti. Io voglio presentarvi, se non tutti, appunto almeno la maggior parte nel dettaglio, quelli che sono i miei filati di questi progetti. Allora, io comincerei con i pellicciati perché quest'anno più che mai, anche se andavano anche l'anno scorso e gli anni precedenti, quest'anno più che mai c'è questo boom di questi capi con questa pelliccia, quindi che siano maglioncini, che siano cappotti, che siano scaldacollo, sciarpe, coprispalle. Sono veramente di moda adesso nel momento e io di conseguenza ho qua con me questi pellicciati che vi voglio mostrarvi. Questo per esempio è un verde bottiglia, molto molto bello in particolare, che sarà lavorato nel prossimo progetto, nel prossimo video tutorial che vedrete online. E l'ho abbinato a un tipo di lana con delle paillette che adesso vi andrò a mostrare. Questi filati pellicciati hanno uno spessore veramente molto molto sottile. Io qua ho anche altri colori, questo per esempio, per farvi un esempio, è quello in bianco che ho utilizzato per il maglioncino nuvole. Allora, questo filato ha veramente uno spessore sottilissimo, ma questa pelliccina qua arriva all'incirca all'altezza di un centimetro, il che ci permette, lavorandolo con un altro filato oppure anche da solo, di raggiungere un volume e uno spessore tale da rendere molto morbide le nostre creazioni e da renderle anche molto di effetto. Allora, questo è un 100% nylon e vi posso garantire però che non pizzica assolutamente, è veramente morbidissimo, tant'è vero che io con questo pellicciato ho realizzato anche un maglioncino per le mie figlie e vi posso assicurare che ha una resa eccezionale sulla lavorazione e che soprattutto non dà fastidio, quindi è morbidissimo e non va ad intaccare la sensibilità della pelle come quella di un bambino. Di conseguenza si può utilizzare davvero per qualsiasi tipo di progetto, anche per uno scaldacollo, per una sciarpa o per un cappello, perché davvero non dà fastidio. Io ho diversi colori qui, vi posso proporre questo fucsia per andare a lavorarlo con una lana in tono su tono, comunque anche con un colore che spezza con questa tonalità, oppure lavorato anche da solo per la creazione di maglioncini, di cardigan da bambini, oppure anche da adulti, perché no, si può lavorare anche un maglioncino con delle rifiniture su questo colore, oppure una sciarpa, uno scaldacollo, quindi davvero si può spaziare con la fantasia e andare a realizzare, perché no, anche degli accessori come possono essere delle borse, perché no, con questo pellicciato molto bello in questa tonalità e davvero dalla resa eccezionale, perché pensate che io ho a disposizione veramente pochi grammi, qui si parla di 105 grammi, e io con 105 grammi sono sicura che posso realizzare davvero un maglioncino per me, perché anche per il maglioncino nuvole io ho utilizzato nemmeno 130 grammi di questo filato, quindi ha una resa davvero eccezionale, appunto perché è un filato molto sottile. Possiamo lavorare il bordeaux, che va tanto di moda quest'anno, abbinato a un rosso, abbinato proprio a un tono su tono. Io per farvi un esempio qua, anche il filato che ho utilizzato in lana merino, che ho utilizzato per il progetto della stola Red Passion, che è andata online in settimana,
però si può realizzare però anche qualsiasi altro tipo di campo, di abbigliamento, andando ad unire queste due tonalità, perché sono un tono su tono e hanno veramente un colore molto molto bello che spero si riesca a vedere dalla videocamera e si possono realizzare tantissimi progetti. Per farvi un altro esempio, io ho acquistato anche questo grigio perlato, che mi piace veramente moltissimo. Questo pellicciato qua ha una pellicina un pochino più corta, quindi leggermente meno spesso degli altri pellicciati che vi ho appena mostrato, che però lavorato per il progetto, che poi andrete a vedere, non vi voglio svelare niente, è adattissimo per la mia creazione. Questo lo posso lavorare sia da solo che andando a lavorarlo magari a più capi, perché se io decido di fare una lavorazione doppia con questo filato, sicuramente avrò uno spessore maggiore e andrò a dare molto molto più volume a quella che sarà la pelliccia che ho intenzione di lavorare per il mio progetto. Quindi lo posso lavorare con i ferri, lo posso lavorare all'uncinetto, mi posso sbizzarrire davvero con la creatività. Sono dei filati morbidissimi, vi ripeto, e ci tengo a sottolineare questo perché spesso magari le pellicce si sono di effetto, però danno fastidio. Io vi posso garantire che questo filato è veramente piacevole sulla pelle, quindi scalda, tiene caldo, è molto morbido e ha questo effetto proprio così molto leggero, che non va ad appesantire le nostre lavorazioni, come magari a volte vediamo questi pelliccioni che appesantiscono cappotti, maglie, giacche. Questo assolutamente no, rende tutto ancora molto molto più soffice di quello che già rende l'idea vedendolo, e i nostri capi non andranno ad acquistare pesantezza perché è uno spessore, vi ripeto, veramente molto molto sottile. Di questi pellicciati ho anche qua a disposizione un nero per andare a lavorare anche con questo o qualsiasi altro tipo di progetto io voglia lavorare. Questo ha il pelino un pochino più lungo e questi sono i pellicciati che io utilizzerò per i miei prossimi progetti che vedrete poi andare online. Da questi pellicciati qua nascono anche tante idee da abbinare magari a delle lane. Io ho qua davanti a me, spero si riesca a vedere un pochino tutto, delle lane che passano dagli spessori un pochino più grossi agli spessori un pochino più sottili. Bene, anche qua cerchiamo di capire un attimo quali sono le differenze. Questi sono 100% lana e sono dei filati talmente sottili che vedendoli, perché qui siamo a uno spessore di 2 e 38 credo, però vi lascio poi tutti i codici di riferimento se siete interessati all'acquisto di questi filati. Questi sono degli spessori veramente molto molto sottili che si lavorano, per darvi un'idea, con gli uncinetti da 0,5 mm. Possono sembrare, visti così, più portati e adatti per la lavorazione a macchina, e infatti con questi filati vengono creati davvero dei capi di abbigliamento molto molto pregiati, perché sono dei filati sottilissimi e sappiamo bene che un filo più è sottile, il che significa che all'interno ha dei materiali molto meno pesanti. Per esempio le piume con cui vengono realizzati questi filati, oppure le lame, sono leggerissime, quindi di conseguenza il filato acquista di valore, quindi diventa un filato pregiato e prezioso proprio per questo motivo. Ma questo non impedisce che lavorandolo a più capi, come io ho fatto appunto per la stola, qua anche il bordeaux si sta parlando, questa è una lana merino, questa è una lana abbinata a quattro capi che volendo si può lavorare tranquillamente con un uncinetto un pochino più grosso e avere un capo di abbigliamento davvero molto molto straordinario e pregiato, proprio perché sono stati abbinati quattro fili sottilissimi, preziosi, quindi di una qualità veramente eccellente, che renderanno e rendono le nostre creazioni veramente molto speciali e molto preziose e anche di molto valore, perché questi filati più sono sottili e più acquistano di valore anche a livello proprio di prezzo, quindi sappiamo, credo che tutte di voi sappiano quanto sono pregiati davvero i filati e ricercati i filati sottili. Per farvi un altro esempio, io ho qua vicino a me un'altra lana. Questa è una lana, questa è la lana Harmony nera, dallo spessore 2,48, quindi è leggermente più spessa rispetto a quella che vi ho appena mostrato, e questa è un altro tipo di lana che, abbinata a più capi,
può essere utilizzata per la realizzazione di progetti come possono essere dei maglioncini non troppo pesanti, quindi rimaniamo sempre su un capo di abbigliamento leggero, nel senso che indossato non va a appesantire, ma che però tiene caldo, scalda e ha tutte le funzioni e tutto quello che deve avere un certo tipo di lana, come può essere questa. Ci sono tantissimi colori sul sito, la disponibilità dei grammi, quella è da controllare direttamente sul sito online. Io alla fine di questo tutorial vi mostrerò anche tutti i codici, tutorial, scusatemi, di questa registrazione, vi lascerò anche tutti i codici di riferimento per andare a vedere direttamente questi filati direttamente sul sito. Passiamo adesso agli spessori un pochino più grossi, come per esempio questo qua. Allora, questa è una lana di alpaca. Alpaca 70% e lana 30%. È morbidissima, è una cosa eccezionale, non pizzica assolutamente, quindi è veramente un filato molto pregiato, anche questo molto morbido, che io ho scelto di utilizzare per uno di quelli che saranno i miei prossimi progetti. Questo colore è veramente molto particolare e anche molto bello. E io infatti ho scelto apposta questa tonalità per un progettino particolare che ho in mente di fare, perché è veramente un colore molto fine, molto elegante e poi con questa alpaca all'interno veramente ha una morbidezza eccezionale. Magari tante di voi sono abituate ad utilizzare l'alpaca molto più spessa, questa no, è veramente molto sottile che io lavorerò sicuramente a più capi per rendere il tutto ancora più prezioso. Un altro tipo di filato che ho qua da mostrarvi, ecco, per esempio passiamo a questo verde, che ha all'incirca le stesse caratteristiche di questo cardigan che io sto indossando. Questo lo trovate nel mio canale, è sempre stato lavorato con una lana di filatiOnline.it e ha delle sfumature dal lilla al rosa con delle paillettes. Questa invece è una lana 30% lana, 70% acrilico e 10% viscosa, con delle micro paillettes inserite all'interno e è di una morbidezza eccezionale. Io vi posso garantire che questo filato, nonostante abbia uno spessore un pochino più grosso, quindi è un tipo un cordonetto, quindi abbastanza grosso come spessore, essendo così poco ritorto, ha una leggerezza ineguagliabile davvero, perché meno sono ritorti i filati, anche se sono più grossi, e più rimangono leggeri. E questo è il colore che io ho scelto poi di abbinare con questo pellicciato e vi farò vedere nel prossimo video tutorial quella che sarà la mia nuova creazione. Quindi anche questi filati con queste micro paillettes in lana, che possono essere, si vede dal sito che sono abbastanza grossi come filati, ma vi posso garantire che non sono assolutamente troppo ritorti e di conseguenza rendono il filato sì abbastanza spesso, ma molto molto leggero e la resa è sicuramente eccezionale perché sono molto appunto molto leggeri, quindi in 100 grammi di questo filato noi abbiamo una disponibilità veramente eccellente a livello di metri come filato. Adesso vi guardo sul sito a quanto corrispondono, però comunque vi posso garantire che è così. Poi ho qua vicino a me questo qua, ecco, per esempio, parliamo un attimo di questo filato. Questo è un boucle che io lavorerò per un altro progetto e probabilmente andrò ad abbinare a questa pellicina fucsia. Questo bouclé ha delle sfumature dal rosa lilla all'azzurro celestino. È un bouclé molto piccolo, quindi molto leggero, con questi nocciolini qua di filato che sono proprio caratteristici del bouclé. E si adatta particolarmente alla lavorazione di progetti di capi di abbigliamento per bambini, perché è molto morbido, non pizzica, non muca e è veramente un filato molto ricercato per la lavorazione, soprattutto ai ferri. Io invece credo che lo utilizzerò sempre ad uncinetto per fare un progettino da bambina, perché è un colore che mi piace moltissimo, si adatta molto bene alla lavorazione dei capi per bambini e poi ho preso apposta questa pellicina per rendere il tutto ancora un pochino più particolare. Però con questo bouclé, ecco, si possono realizzare anche delle sciarpe, per esempio, per fare un altro esempio, anche una sciarpa realizzata con questo filato, magari lavorata anche ai ferri, verrà perfetta e molto bella, molto calda e molto morbida.
un altro filato che io ho qua da farvi vedere, ecco per esempio questo. Questo filato qua, che è sempre un misto alpaca e mohair, è veramente eccezionale, è lo stesso filato che io ho utilizzato per il maglioncino cardigan che ho sul mio canale. Questo filato qua ha una resa eccezionale, perché io per il mio maglioncino ho usato veramente pochissimi grammi, se non ricordo male 300, e sono andata a fare un punto molto molto fitto, quindi ho lavorato, se non mi sbaglio, delle mezze maglie alte su tutto il progetto. Di conseguenza, per aver utilizzato solo 300 grammi di questo filato, significa che la resa di questo filato qua è veramente eccezionale. Questo è un filato misto a acrilico e lurex, perché all'interno ha questa fettuccia in viscosa leggerissima, non è una catenella, è un filato assolutamente per niente ritorto, è veramente proprio pochissimo, che è molto molto leggero ed abbinato a questo color beige dona veramente un effetto straordinario sulle lavorazioni. Anche questo si può lavorare chiaramente ai ferri e ad uncinetto, e è particolarmente indicato per la lavorazione proprio di cardigan o maglioncini, perché ha questo effetto molto peloso, molto morbido e molto caldo. È molto bello come filato, potete trovare il tutorial nel mio canale. Io ho deciso di riacquistarlo perché mi sono trovata benissimo con la lavorazione e ho deciso di lavorare qualche altro progetto con questo filato. Poi qua invece ho, sempre parlando di pelicciosi, questo filato che è un misto in acrilico, quindi scusatemi, in lurex e pelliccia, che io ho utilizzato per la realizzazione sempre di un mio progetto, che ho qua, che è questo. Io sono andata poi a togliere la manica, lo trovate sul mio canale, che è questo gilet. Guardate quanto è veramente morbidissimo, nonostante io ho messo anche la cerniera, quindi a spessore vado a appesantire con questo cappuccio grande, che dona ancora più particolarità a questo progetto. Io ho lavorato questo smanicato. È un filato molto molto morbido, tiene veramente molto caldo e è molto indicato per la lavorazione appunto di giacche o di cardigan o di giacchettini anche chiusi così, di smanicati come ho lavorato io, da portare al di sopra di un altro indumento. Questo filato proviene sì da degli stock di filati di alta moda e di conseguenza con questa viscosa all'interno rende tutto veramente, i vostri progetti risulteranno veramente molto molto particolari e molto pregiati, perché purtroppo dalle videocamere non si vede bene né la tonalità e né tantomeno si può sentire con mano la morbidezza e la leggerezza di queste creazioni, che io vi posso garantire è veramente molto molto leggero e proprio veramente molto molto morbido. Guardate la morbidezza di questa creazione. Passiamo adesso a un altro spazio dedicato ai lurex, quindi ai filini lucidi laminati. Io qua ho vicino a me, e voglio partire da questo perché nel mio canale troverete diversi progetti che io ho lavorato in abbinato a questo filato o anche semplicemente con questo filato, come è questa qua, la maglia mariposa, che ho lavorato per me, mi è rimasta questa, è una lavorazione che io ho ripreso per me, quindi sono andata a duplicarla dal mio tutorial. E è veramente bellissima e molto molto luminosa. Chi ha avuto la possibilità di realizzarla con questo filato vi potrà confermare la morbidezza di questo filato qua. Questa è una fettuccia in viscosa e lurex argento, che è disponibile anche sul sito nella tonalità oro, che si può lavorare, come vedete, o da sola, che io ho lavorato tutto questo progetto con uncinetto da 3 mm, oppure andandolo a abbinare ad un altro filato. Per esempio, questo cardigan che io sto indossando è stato lavorato con questa lana con paillette, come vi ho già spiegato, ma all'interno io sono andata ad inserire anche questa lamina in lurex, quindi questa fettuccia qua l'ho lavorata insieme a questa lana per dare ancora più luminosità e corpo alla mia lavorazione. Vi posso garantire che magari adesso con le luci artificiali non si vede molto bene, ma la luce del sole ha una luminosità, una brillantezza eccezionale. In più su questa lana sono inserite queste micro paillette che rendono ancora tutto ancora molto più bello e molto più luminoso di quanto non sia già con questa fettuccia.
Un altro materiale che io utilizzerò per i miei prossimi progetti è questo, e qui stiamo parlando di un filato in lurex molto molto sottile, con all'interno già delle micro paillette. Vedete quanto è luminoso, io spero che si riesca a notare quanto è brillante e quanto è luminoso questo filato. Questo è un filato che va lavorato abbinato ad altri filati, chiaramente perché è veramente molto sottile, con il quale si possono andare a realizzare per esempio dei coprispalle un pochino più eleganti per delle occasioni un pochino più particolari, come possono essere per esempio anche delle cerimonie, perché questo colore, questo è un grigio perlato, con queste paillette argentate all'interno, questa lamina sottile, ha proprio un'anima veramente sottile in lurex, può essere lavorato tranquillamente per i capi eleganti che ci sono richiesti in delle occasioni particolari e sicuramente avranno un grandissimo effetto lavorati. Un altro filato in lurex che io qua e voglio farvi vedere è questo nero argento. Anche questo non si vedrà perché è veramente sottilissimo, quindi non si vedrà neppure il filato che sto tirando. E anche questo sembra indicato per la lavorazione a macchina, infatti con questi filati vengono realizzate delle maglie. Vedete quanto è luminoso, veramente eccezionali e belle, bellissime, cioè proprio sono dei filati che hanno questa luce proprio sua, che è veramente eccezionale sulle lavorazioni, specialmente quelle a macchina. Però avendo uno spessore così sottile ci può aiutare, andandolo a abbinare, se vogliamo fare per esempio una lavorazione nel nero, questa è una lana un pochino più spessa, nera, fra l'altro omaggio, perché vi ricordo che acquistando su questo sito riceverete sicuramente qualche rocchetta di filato in omaggio, uno spessore un pochino più grosso che si può andare a lavorare insieme a questo filato per dare luce e non spessore, perché è talmente sottile che non andrà ad ispessire il nostro filato originale, ma darà sicuramente luminosità e luce al nostro nero. Quindi questi filati qua in lurex, quindi sono veramente sottilissimi, sono proprio, è un'anima che viene abbinata a un altro tipo di filato per la lavorazione a ferri o la lavorazione a uncinetto. Sono luminosissimi, a me piacciono veramente molto, specialmente questo che è un nero argento, è veramente bellissimo. Un altro filato, sempre in lurex, quindi un filino da abbinare, anche questo ha lo spessore davvero sottilissimo, è questo, in questa tonalità bellissima fucsia, che può andare a dare luminosità a un progetto magari lavorato con una lana rosa, a dare un luce e brillantezza alla nostra creazione, quindi al nostro progetto. Io avrei anche altre cose qua da mostrarvi, però sinceramente mi ci vorrebbe davvero molto tempo e vi vorrei far vedere tutto, però adesso voglio dedicarvi 10 minuti, forse anche meno, a dirvi come è possibile andare ad acquistare poi alla fine questi filati, perché io vi parlo, vi faccio vedere questi filati meravigliosi e poi, ok, allora collegandosi sul sito, se avete la possibilità di farlo anche adesso, www.filationline.it, vi si aprirà una pagina dove sulla destra dell'impostazione del sito trovate un menu. Nel menu sono divisi tutti i vari filati, quindi parliamo di lana 100%, misto lana, misto cashmere, misto mohair, tutto quello che avete bisogno per i vostri progetti. Ci sono i filati pellicciati, che sono questi, ci sono misti pellicciati, che sono questi, ci sono i filati pellicciati, che sono questi qua, ci sono i filati in lana merino, ci sono i filati in alpaca, quindi tutto quello che volete cercare lo trovate nel menu da destra dell'impostazione della home page del sito, oppure con i codici che io adesso vi lascerò tutti nelle info box di questo video, potete andare a mettere dove trovate la lente di ingrandimento in alto a destra sopra il menu a tendina il codice diretto del filato che state cercando. Vi si aprirà la pagina diretta con il filato e in più potrete andare a scegliere anche altri colori, perché nella pagina che vi si aprirà scorrendo nella pagina andrete a vedere anche i filati di quel materiale disponibili anche in altri colori. Per quanto riguarda i grammi sono riportati al di sotto del filato.
è possibile, non su tutti, ma su alcuni, anche su molti, andare a richiedere proprio i grammi che vi occorrono nelle quantità chiaramente che sono disponibili. Quindi se per esempio vedete che di un filato è disponibile una rocca da 150, una rocca da 300 grammi e a voi ve ne occorrono 200, è possibile richiedere su alcuni filati i grammi esatti che vi occorrono per la vostra lavorazione. Quindi senza dover necessariamente andarne a acquistare il doppio per fare un capo che è richiesto meno filato, potete andare a richiedere proprio i grammi che vi occorrono, non su tutti, vi ripeto, ma su molti sì. Chiaramente sempre anche in base alla disponibilità che è riportata sul sito, sotto al filato che volete acquistare. Bene, io vi voglio dire anche come è possibile andare a fare l'acquisto, perché a differenza di altri siti, su questo sito online invece è possibile andare ad acquistare semplicemente inviando un messaggio WhatsApp alla signora Ambra Polinelli, che vi ripeto è la titolare di questo negozio, andando a scriverle il codice del prodotto che avete intenzione di acquistare e la quantità in grammi che vi occorrono per il vostro progetto. Nelle disponibilità di questo filato è possibile anche, non su tutti ma su molti, andare a scegliere, vi ripeto, proprio i grammi che vi occorrono senza andare a comprare magari rocche da necessariamente 500 grammi se poi magari me ne occorrono solo 200. Quindi basterà inviare un messaggio WhatsApp al numero 349 119 7131. Adesso vi passerà anche qua di lato nel video, quindi troverete tutti i riferimenti. Oppure andando a mandare una semplice email all'indirizzo info@filationline.it. Ora, io detto questo, brevemente mi avvicino un po' con la camera e vi voglio fare alcuni esempi su come andare a fare la ricerca sul sito di questi filati e vi voglio far vedere anche i prezzi, perché visto che abbiamo parlato di prezzi così bassi, vi voglio far capire quanto possono costare questi filati. Quindi mi posiziono un pochino più da vicino e vi illustro brevemente anche i prezzi di questi filati. Allora, io partirei subito con i filati pelliccioso, perché quest'anno, come gli altri anni, ma come quest'anno, vanno veramente molto di moda. Quindi, probabilmente la vostra curiosità è quanto costa un filato così morbido, bello, pelliccioso? Bene, ve lo dico subito. Mi collego sul sito tramite cellulare. Se avete la possibilità di farlo con il PC, controllate tranquillamente anche dal computer. Abbasso un po' la luce in modo da potervi far vedere anche in ripresa. Allora, io vorrei acquistare questo filato pelliccioso. Questo filato nel colore bianco ha il codice riportato all'interno, comunque intanto vi rilascio ogni volta che registro un tutorial dei filati che utilizzo di www.filationline.it, vi lascio sempre i codici di riferimento. Questo ha un codice P152. Allora, come fare? Ci sono due possibilità. Potete andare o direttamente qua sulla voce categorie, io spero che si veda dalla videocamera che non faccia troppo riflesso, ho abbassato le luci apposta, ma sarà difficile, comunque ci provo. Allora, qua di lato in alto, sul proprio home page del sito, trovate la scritta categorie. Basterà cliccare sopra la scritta e andare a scorrere tutte le voci che trovate dei vari filati disponibili fino alla voce pelliccioso. Cliccare su pelliccioso e vi comparirà subito tutta la pagina dei filati pellicciati disponibili su www.filationline.it. Andiamo a cercare il mio filato, quindi io posso scorrere sul sito fino a che non trovo il filato di cui io vi ho parlato, magari registrando un tutorial. Eccolo qua, spero che si veda, non so perché forse con il cellulare c'è un po' di riflesso. Io trovo il filato e sotto, volendo, trovate anche i tutorial diretti a YouTube del mio canale con la creazione utilizzando questo filato. Allora, qui vi riporta la scritta con il codice P152, filato pelliccioso morbidissimo colore bianco candido. Allora, questo filato io mi avvicino perché forse poi magari ci si può anche credere a quello che dico. Riporta l'importo del filato che costa, eccolo qua, filato pelliccioso morbidissimo colore bianco candido, costa solo 3 euro letto.
E questo è il filato che io ho utilizzato nei miei tutorial. Infatti, sotto al filato potete trovare anche il link diretto al mio tutorial sul canale YouTube, dove vi spiego come andare a realizzare questo maglioncino. Quindi, per farvi rendere conto del costo di questi filati, questo è un esempio. 3 euro ogni 100 grammi per questo filato pellicciato. Se io vado a vedere i filati che ci sono in precedenza su questo sito, vedrò che anche per altri filati il costo è veramente molto basso rispetto a quello che si può trovare. Ecco, questo è un costo che solitamente nelle mercerie viene applicato su una lamina in lurex, magari nemmeno proprio di altissima qualità. Quindi ecco, 4 euro ogni 100 grammi per questo pelliccioso misto lame da 3 mm, un pochino più spesso, grigio argento. Oppure, andando verso l'alto, troviamo sul sito anche questi filati pellicciosi grigi o oro, perché il mogano purtroppo è terminato, con il quale io ho realizzato per esempio questo cardigan che trovate sempre sul mio canale YouTube. Quindi qua trovate anche il tutorial e la descrizione con i grammi quantitativi che ho utilizzato di questo filato. Quanto costa questo filato veramente molto molto pregiato che viene utilizzato? Non so se riuscite a leggere. Utilizzato, pellizioso, utilizzato un filato particolare di alta moda, quindi utilizzato anche nell'alta moda. Questo costa 3 euro ogni 100 grammi. Quindi veramente ha una resa straordinaria, perché qua trovate scritto il numero, quindi il numero di metri disponibili in 100 grammi, scusatemi, in 1 chilo, e sono 16.000 metri in 1 chilo. Lo trovate scritto sotto. Spessore 3 mm, numero di metri in 1 chilo, 16.000, il che significa che in 100 grammi voi avete a disposizione 1600 metri. Quindi, nonostante uno spessore abbastanza grosso che si lavora con l'uncinetto da 4-5 mm, voi avete un filato molto leggero dalla resa eccezionale. Ecco perché è un filato che è utilizzato anche nell'alta moda. Oltre a questo, ci sono altri esempi da potervi proporre in questa sezione dedicata, come per esempio questo mohair e alpaca mista all'urex oro, che è quello che io ho utilizzato per il maglioncino che trovate sempre sul mio canale. Vi faccio vedere qual è l'altro modo per andare ad acquistare. Qui siamo arrivati dal menu a tendina, però mettiamo che io nel sito non vi ho lasciato il link, ma vi ho lasciato il codice di riferimento del filato. Vi collegate su www.filationline.it. E io il codice che vi lascerò sarà per questo prodotto WPL300. Il secondo modo, mi riavvicino un attimo perché sennò non si vede con il riflesso. Il secondo modo per andare ad acquistare questo filato, anziché cliccare su categorie, dove qua vi vengono riportate proprio tutte le categorie dei filati, è quello di andare a cliccare, avendo il codice, su questa lente di ingrandimento qua. Una volta cliccato, vi si apre questa scritta cerca. In questo spazio andrà digitato il codice WPL300. A questo punto posso premere invia e il sito mi andrà a cercare il filato che ho chiesto, che è questo, eccolo qua. Filato misto alpaca beige e oro con l'urex e oro. Questo è un filato che costa solamente 4,80 euro ogni 100 grammi. È un filato veramente molto morbido, molto delicato e ha una resa anche questo molto, molto conveniente ed eccezionale, perché anche in questo filato con soli 100 grammi abbiamo veramente un numero di metri impareggiabile con i filati che troviamo nelle comuni mercerie. Il costo di questo filato è veramente bassissimo. Per il filato di cui stiamo parlando, vi ripeto, misto alpaca con lana mohair, come ci ha riportato anche qua sotto, 35%, spero che si legga, 35% mohair, 35% alpaca, 21% acrilico e 9% lurex. Costa 4,80 euro letto. Ecco perché quando si parla di prezzi riferiti a questi filati molto pregiati e molto particolari, un po' sorge il dubbio. E la domanda che ci poniamo è proprio questa: perché costano così poco se sono così pregiati? Ve l'ho spiegato prima nella descrizione di come funziona
la vendita di questi filati, perché vengono acquistati in stock, quindi già con lo stock abbiamo un costo inferiore nell'acquisto proprio direttamente dal rivenditore al magnificio produttrice. Di conseguenza il rivenditore ha la possibilità di farci acquistare questi filati ad un costo veramente molto molto più basso di quello che troviamo per filati comuni, quindi per filati che hanno una consistenza e un'anima veramente diversa, un corpo veramente diverso da quelli di cui stiamo parlando, e hanno un costo molto più elevato rispetto a quelli che trovate su www.filationline.it. Io vi potrei far vedere tutti i filati, ma non mi voglio dilungare oltre. Credo di avervi risposto, spero di avervi risposto e di avervi dato tutte le informazioni che vi occorrono, almeno quelle essenziali, su questi filati che in tanti mi avete chiesto. Potrei spiegarvi e farvi vedere nel dettaglio tantissimi altri filati che ho qua, però purtroppo mi ci vorrebbe davvero ancora molto molto tempo. Però una cosa ve la voglio dire prima di salutarvi: questo è un filato che sarà protagonista nel mio prossimo video tutorial. Questa è una lana mista a micro paillette all'interno, ha uno spessore abbastanza grosso, ma non è un filato molto ritorto, quindi ha una leggerezza veramente, è impalpabile al tatto, è veramente molto leggero e renderà sicuramente il mio progetto molto morbido e soprattutto non pesante nell'indossarlo, però tenderà sicuramente a scaldare perché è comunque sempre una lana. Questo sarà protagonista del mio prossimo video tutorial insieme a questo filato delizioso verde bottiglia, quindi io andrò ad abbinare queste due tonalità per la creazione di un progettino veramente molto molto delizioso che spero sarà di vostro gradimento. Lo potrete vedere nel video tutorial della prossima settimana, ormai perché siamo a fine settimana. E detto questo, spero che voi continuiate a seguirmi, che siate presenti e partecipi nelle mie creazioni e pubblicazioni. Vi mando un bacio grandissimo, vi saluto tutti e vi rinnovo anche l'invito a seguirmi sul mio gruppo Facebook. Trovate tutti i riferimenti nelle info di questo video. Vi mando un bacio grande, ciao a tutti, a presto!